Buongiorno, avevo fatto il buongiorno con il telefono, ma vabbè. Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentornati nel nuovo vlog. Oggi, quindi dopo dovrò vlogare con l'iPhone, vado a fare il tocco alle sopracciglia. Fuori c'è anche bel tempo. Sì, che frase di merda, bel tempo, è estate, che tempo ci deve essere? È caldo più che altro, è troppo caldo. Allora, stamattina mi sono cadute le gocce Collister. Mi avete sentito fino a là gridare? Non si sono svuotate del tutto, però figa. Cioè, non è che siano proprio gratis quelle goccine là. E tra l'altro adesso spero di non aver fatto una cagata. Per fortuna che oggi ho il turno di notte, dovrei riuscire a, in ogni caso a rimediare nel caso rimediare. Perché mi sono accorta che dovevo tagliare una parte sul vlog che devo pubblicare stasera. Quindi adesso vediamo, mi escono tutti. No. Perché mi sono messa di nuovo un po' di gocce autoabbronzanti in generale. E, visto che adesso ho fatto insomma i miei soliti esperimenti. Aspetta che accendo il ventilatore. Stavo dicendo prima che questa settimana io farò una prova e proverò a fare tutti i vlog. Quindi non so questo di quando è, di mercoledì. Dovrebbe essere il primo vlog che pubblico il mercoledì. E vabbè, ora vado a ripassare qua le sopracciglia che sono più di 2 anni che le ho fatte. Speriamo bene. Vado dalla Betty che è un mostro di bravura, è proprio la maestra. Lei insegna, fa i corsi, fa un sacco anche di tatuaggi ricostruttivi per le donne, le persone che hanno avuto problemi tipo l'intervento al seno, la ricostruzione del capezzolo, eccetera. Però per le mie tasche è un po' cara, quindi volevo fare anche la codina dell'eyeliner. Adesso ci penso. Comunque, dato che stamattina per l'appunto non mi truccherò, a parte adesso, vabbè, dopo andiamo di là insieme, a parte fare queste zone qua, non mi truccherò molto e dopo vediamo il da fare. Però sì. Penso che stamattina si veda che sono bella abbondata, eh? Ho ordinato le gocce corpo Collister, dovrebbero arrivare oggi, che io proverò chiaramente a darmi anche in faccia perché costano molto meno. C'è un bussolotto da 120 ml, costa 20 euro e il barattolino da 30 ml delle gocce viso costa 28. Quindi io proverò e vi farò sapere. Che caldo! Tra l'altro mi sono tutta incremata stamattina. Poi quando sarà freddo dirò che freddo, come classico, non va mai bene niente. Comunque, che brutto quando i ragazzi insistono. Comunque, in ogni caso, sto parlando dell'eyeliner, no? Vabbè, adesso vediamo. Penso di non farlo comunque perché troppi soldini vengono fuori. Perché non è che cambia qualcosa se lo faccio nella stessa seduta. Da quello che ho capito, comunque mi porto via un po' di soldi e vediamo cosa mi dice la Betty. E dopo chiaramente vloggerò col cellulare perché non mi porto via tutto questo andraban. Stamattina pausa palestra dopo la notte. E dopo la notte sarà una giornata un po' così, un po' difficile. Comunque ricevo tanti messaggi in questo periodo qua, nel mio periodo, dove tante mi scrivono che state vivendo la stessa roba, ma è un classico, capita sempre d'estate, queste robe qua capitano d'estate. E mi sono fatta la bottiglia qua col candy al gusto tè, che è il mio preferito, tè alla pesca, team tè alla pesca io, sempre. E mi dite, ma Chiara, come fai a essere così forte? No raga, qua di forza non ce n'è, perché tipo ieri ero sclerata malissimo. Ieri ero sclerata malissimo. Quindi adesso vado a farmi non solo il tatuaggio delle sopracciglia, ma una, cioè tutta di terapia dalla Betty, che è molto mamma lei. Brava Betty. Poi è un'ex atleta, quindi insomma,
Ecco, così. Comunque mi fa sempre un po' strano perché sono qua nuda, sto facendo video nuda, completa. Completamente andata perché sto aspettando di asciugarmi. Cioè la crema in realtà si è asciugata, però come mi muovo sento che sto sudando, quindi è anche bello poter stare messi così. E sì, ho proprio un bel colorito, devo dire. Sabato vado a fare un puntino qua sulle labbra, poca roba, ma magari non serve neanche. Farò qua un po' di occhiaia perché poca poca, perché essendo dimagrita un po', vedete, ho questo lato qua, questa parte qua che nel tempo tende a a scendere, a sgonfiarsi, a perdere volume, dà l'idea di invecchiamento. Ma i ritocchi quando si fanno sono veramente puntini, chi magari ha fatto qualche trattamento al medico estetico sa di cosa parlo. Di solito quelle che sparlano e che parlano male sono quelle che non hanno mai fatto e che non sanno un cazzo, quindi la polemica delle 7 del mattino, sono le 8 in realtà, e quindi io andrò a dare qua un po' di volume, poca roba, veramente un puntino di volume. Questo vorrei che mi naso così, vabbè, e prima o poi qua mi faccio un po' di botox, vedete qua, così, poca roba. Se voi lo fate quando non avete, perché come funziona il botox, lezione di lezione, se voi fate il botox prima che vi venga la ruga, la prevenite, è un po' come fare una, un po' come utilizzare una crema antirughe, perché chiaramente se si blocca il movimento, chiaramente quando voi andate a ridere o a fare i vostri movimenti di espressione, che comunque rimangono quando fate il botox, se fate un botox fatto bene, cioè tipo se qua ridete, però quando vi si formano le rughette, quando ridete, chiaramente nel tempo il segno sarà minore, per cui ha più senso iniziare a farlo da giovani e farne poco ogni tanto, in modo che comunque si rallentino i movimenti di espressione che oddio, detta così è sbagliata, che si rallentino i movimenti della piega, insomma, che fa la pelle, e questo farà in modo che nel tempo e negli anni le rughe siano più soft, più leggere. È tutto un in più, cioè è tutto un qualcosa che si fa in più, chiaramente, no? Ma questo è normale, no? È come quando vi comprate la crema antirughe e vi prendete la briga tutte le sere di mettere la crema antirughe. Il concetto è lo stesso, eh? Poi se trovate un buon medico, onesto, come è capitato a me, ma penso di non essere l'unica fortunata in Italia, dai, ce ne saranno anche di medici estetici con prezzi umani e con anche del tatto, no, dell'umanità. Il mio è fantastico, quindi se siete di zona Padova scrivetemi, vi do il numero. Tutte le persone che ho mandato, e ne ho mandate tante, si sono trovate tutte da Dio, e la maggior parte tutte hanno cambiato il loro medico precedente per venire da lui, quindi perché è proprio veloce, sbrigativo, umano, eccetera. Comunque tornando ai tatuaggi, invece anche questi nei qua sono tatuati, questo e questo, sì, vorrei proprio farlo un pochino, o meglio a me piacerebbe fare la puntina qua e così, come quando mi truccano. Anche se poi io struccata non ci sono mai, che io non esco struccata. Anche per andare in palestra, no? Forse così comincerei? Non penso. Però mi piacerebbe, anche per quando faccio i video, ma più che altro, ma non per i video, perché anche il tatuaggio non lo so sempre fatto. Proprio per me, perché quando mi strucco io mi voglio vedere a posto, voglio vedermi bella, da struccata, sempre bella, insomma, chiaramente meno bella di quando sono truccata, ma questo è chiaro. Ma per me è importante vedermi in ordine. Comunque adesso andiamo di là, vediamo se riesco a non denudarmi. Adesso portiamo subito anche il ventilatore, magari spegniamolo una luce qua in bagno che consuma. Faccio là.
È già un caldo atroce comunque. Vabbè, vi appoggio. Aspetta che spengo perché sennò qua esce tutto. Eccoci, allora, siccome ieri stavo facendo la storia di Instagram, aiuto. Scusatevi, ho escluso, ma stavo rispondendo un po' di messaggi. Allora la Beth mi aveva detto che se volevo potevo andare con le sopracciglia fatte come voglio che lei me le tatui. Chiaramente il tatuaggio poi non è che è così intenso, perché si sbiadisce, inutile dirlo. E ora io mi faccio anche un po' il... Sì, insomma, dopo le dirò che io di solito mi faccio 2-3 peli, perché non so come farli, che escono tipo in modo... così. Però più o meno questa è la forma, calcolando che io ho gli occhi molto molto diversi. Ah, comunque che sfigati che ci sono in giro, veramente sfigati. Io starò solo per tanto tempo, perché sono troppo, io ho dei bisogni. Oddio, non so come spiegarmi per non sembrare scema. Aspettate che ascolto un po'. Ok, provo a farmi qua la parte invece. Intanto mi fisso un attimo qua con della cipria, perché mi vedo un po' una merda. Uso questa che che è finita praticamente, ma la voglio finire del tutto, così butto via il bucciolotto qua. Questa qua di Wake Up, che mi aveva regalato la Irene, che mi piace un sacco, però è finita. Aiuto. Aia, yeah. Vedete, proprio se ne entro poca. Ok, così, poca roba. Ecco, una roba simile, però chiaramente poi non viene così potente. Io la farei così, più o meno. Un po' più disordinata, chiaramente, da far venire fuori. Ecco, una roba simile. Poi vediamo qua sto benedetto eyeliner. Lo faccio con questo qua. Cioè io avrei proprio la parte finale, così sarebbe il mio tatuaggio perfetto, però non so se ci voglio spendere tanti soldi per questo. Una roba così mi piacerebbe, ecco. Anche meno forse. Che cose difficili. Dov'è il mio correttore? Quello qua. Da fare tipo qua così. Occhio. Scusate il silenzio, ma sto pensando, perché poi io ho gli occhi molto asimmetrici, quindi è difficile pensare. Intanto io ho fatto così, dopo casomai ne parlo con lei, vediamo, ma penso che non lo farò, perché ripeto, beh, adesso vediamo cosa mi dice anche di prezzi e cose varie, però insomma sono tanti soldini, già solo le sopracciglia, quindi intanto vediamo e dopo valuterò. Però ecco, svegliarmi già tipo così forse mi piacerebbe. Forse sì. Forse sì. Comunque dai, allora, rossetto. E via. Voilà, mi sono spotacciata la gamba di rossetto. Come mai? Ok. Ok, metto un altro po' di blush perché mi vedo un po' spentina, devo dire, con questo trucco così soft. Metto sempre Adults Only di Nabla, che è il mio blush preferito di sempre. Quanto bello sarebbe svegliarsi così al mattino? Cioè già a posto, nel senso a posto, carina, normale, senza né arte né parte, però insomma dai,
Ecco, questo mi piacerebbe un sacco. Vado, ciao ciao. Cazzo, forse la luce blu, aiuto. Spegniamo qua e a dopo. Eccomi. Habemus sopracciglia. Mi sono già lavata la faccia, sono appena entrata, però mi sono struccata intanto, eccetera. La Betty oggi era un po' timida, non si vedeva a posto, quindi non si è fatta vedere. Aspetta che mi metto una maglia. Eccomi adesso io, vabbè, mi sono messa la crema sul viso, visto che inizio a lavorare più tardi e dopo farò. Adesso io pranzo perché ho fame e dopo devo mettere in carica anche questo, l'altro telefono che ho. Dopo devo fare la copertina per il vlog di stasera e poi se mi avanza vorrei dormire un'oretta, visto che non sono, è tanto che non faccio un turno di notte e vorrei dormire un po'. Anche perché comunque l'anestetico che mette, beh, guardate il tatuaggio che bello che è. Adesso è appena fatto, quindi ok, scemerà un po' e chiaramente bisogna fare due battute di colore, quindi non è finito, ecco, questo volevo farvi capire. Domani ho un turno di merda, però a questo punto me lo terrò perché così finisce prestino, tipo alle 9 meno un quarto, quindi almeno riesco ad andare a dormire prestino e cioè dormire. E se vado a dormire prestino è meglio, perché sabato mattina alle 8 sono da duodeci dal mio medico estetico, che andrò a fare un puntino qua. Vabbè. Abbiamo guardato un attimo la forma. Ecco, una cosa che volevo dirvi, perché secondo me è importante da sapere, l'ho detto già qualche volta. Oh. Qualche volta io l'ho già detta nei miei video, però lo ripeto, il make-up semi-permanente, quindi tatuato, semi-permanente ha un senso, cioè per quello non lo fate dal tatuatore normale, perché nel tempo, negli anni, il viso cambia, le proporzioni cambiano, quindi il tatuaggio deve svanire nel tempo un po' almeno, perché per l'appunto ci deve essere la possibilità di correggere quei minimi cambiamenti che sul viso ci sono, perché per esempio io che mi ero fatta tatuaggio 2 anni fa, adesso c'era già una punta da correggere di qua e una di qua, per dire. Quindi è molto importante che non pensiate che per risparmiare potete andarvi a fare il tatuaggio da un tatuatore normale, perché purtroppo non funziona così. Volevo ritirare le gocce Collins dal corpo, credevo fossero arrivate, e invece no, perfetto. Comunque ora mangio. Ah, aspettate, guardate, con l'ordine che ho fatto l'altro giorno sul sito della galletteria c'erano anche degli omaggi mettendo il codice Nanni Lu, che è il codice della Nadia, la mia amica, quella a cui devo fare da testimone, e hanno mandato delle gallette ricoperte. Queste sono super porche, queste sono un vero e proprio dolcetto, non è, cioè, anche se di base c'è una galletta, questo è da considerarsi un dolce. Quindi dopo, dato i miei traguardi degli ultimi periodi, dove sto dimagrendo bene, molto bene devo dire, con bene non intendo tanto, intendo in un bel modo, sono ancora bella in forma, ecco. E che volevo dire, comunque sto prendendo peso con calma, a parte i primi 3-4 giorni dove ero andata giù di botto, adesso sto prendendo peso con calma, ho trovato il mio equilibrio, mi sento anche molto meglio fisicamente. Questo ridurre le calorie mi sta facendo proprio bene fisicamente, sì, mi sento rinata, più leggera, perché qua si pensa sempre che per essere sani bisogna mangiare, ma non funziona così, raga. Bisogna mangiare giusto. E noi spesso, soprattutto noi occidentali, abbiamo l'idea del giusto che è molto più in alto di quello che dovrebbe essere. Comunque, detto ciò, dai, mi faccio i miei pomodori. Questi li metto in frigo, altrimenti questa si scioglie. Mi faccio i miei pomodori, cetriolo. E poi come
proteine, vediamo che adesso non so cosa tirare fuori dal freezer. E vorrei provare a fare un daily vlog, quindi dopo. Ma intanto devo capire, sì, no, più che altro devo capire la mia vita. Ok, allora, oh mio Dio, mi vedo un po' così. Comunque, sul fresco, dopo mi dimentico, se no. Male alle sopracciglia quando vi tatuate? No, anche perché vi mettono un po' di crema anestetica, un po' di fastidio quello, sì, comunque, belle belle. Ho deciso di non fare il tatuaggio, anche se l'eyeliner, scusate, anche se la Betty mi aveva detto, ma sì, fallo, poi mi darai. Non voglio impegnarmi così. Ho un po' anche di paura del male, il tatuaggio qua, devo dire la verità. Però, ma adesso ci penserò. Comunque mi piacerebbe, soprattutto perché comunque vedete io mi mostro tanto struccata, però ma non lo so, sono indecisa, per cui se sono indecisa rimando. Comunque ok, qua siamo messi così. Ah, devo far vedere il risultato alle ragazze di Telegram. Vabbò, ascoltate, la Betty mi ha fatto una bella sessione di psicoterapia, che tra l'altro lei sta facendo un percorso per diventare terapeuta. La Betty è una grande persona, peccato che non si sia fatta vedere stavolta, ma la prossima che vado a fare il ritocco, vediamo se riesco a farla entrare nel video. Dai, mi sento rinata comunque con le sopracciglia fatte, veramente, mi sento proprio rinata. Già. Poi la Betty c'ha una mano. Vabbè, adesso voi calcolate che state vedendo un tatuaggio non finito, quindi insomma, magari non vi sembra chissà che, però mi piace veramente tanto. Anche lo spessore. Belle, belle, belle. Comunque dai, pranzo. Ci vediamo dopo. Allora, io mi sono accorta adesso che stavo riguardando il vlog che devo pubblicare stasera che ho sbagliato a fare una cosa e quindi sto cercando di riesportarlo, ma mi dà errore due volte, quindi vabbè, al massimo l'avrete visto con un pezzo sbagliato, ma se riesco lo ricarico, visto che insomma sono qua, dovrei fare in tempo a fare questo tentativo. E più che altro è che magari non riesce. Stavo dicendo, comunque, in ogni caso io adesso volevo provare con voi queste, perché io ho mangiato e adesso queste le dobbiamo assaggiare, che sono molto porche, queste robe qua non sono assolutamente fit, però ho mangiato un po' meno, vediamo un po', le assaggiamo in diretta. Le avevo messe in frigo perché si erano un po' sciolte. Questo è l'omaggio, perché se no non le avrei mai prese, perché avere questa roba qua è pericolosa, perché mi viene voglia di mangiarla. Oddio. Oh. È porca sta roba qua, buone. Vabbè, oggi sarà una giornata sgarro. Atomiche. Buone. Bene. Vabbè, intanto non l'ho mangiata, vediamo. Guarda la pulcita, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà.
Pare che si stia esportando. Più che altro devo fare. Che stupida. Sono più cretina a volte. Comunque, ascoltandomi in questo. Ascoltando il vlog che voi vedrete giovedì. Giovedì 4. Mi sono resa conto che dico troppo spesso vita di merda. Anche se lo dico ironicamente, non mi piace. Non è un messaggio che io voglio lanciare, non mi piace e quindi. E quindi un po' meno, Chiara? Bene. Quindi un po' meno, ma fammi vedere qua. Allora, vlog giovedì. Mi sa che devo prendere un po' di foto per fare la copertina, no? Ok. Ah, qui c'è un sacco di roba. Sarà difficile qua fare una copertina, scegliere le foto per la copertina perché ne ho tante. Ok, ho questa che di sicuro ci piace. La faccio direttamente dal PC? Ci provo. No, forse la faccio, vediamo. Proviamo prima da AirDrop perché avrei voglia di farla sul divano sta copertina. Quindi siamo qua. Devo fare un po' di roba. Speriamo che si esporti sto video così riesco a farlo. Ok, qua così. Difficile qua scegliere la copertina, eh? Ok, ho questa foto di sicuro. Ok, quindi una foto. Dai, AirDrop. iPhone di Chiara. L'AirDrop sul Mac è qualcosa di fenomenale. Accetta. Questo anche lo vogliamo, accetta. Anche questa foto è bella. Oh no, sfocata. Vaffanbrodo. Foto che sembravano belle, invece sono sfocate. Fammi vedere tutto. Questa foto qua, guardate che carina. Vabbè, quindi le foto le abbiamo scelte. Questo qua ha un problema adesso, se non mi esporta il video io vorrei... Ah. No, perché poi potrebbe essere un problema di questo video o anche di altri video, perché se poi lo fa anche con gli altri io sono rovinata. Quindi, vabbè, qua vedremo cosa succede. Questa la possiamo chiudere. Incrociate le dita, anche se in teoria già sapete come è andata a finire, o forse no, beh sì, in teoria non potete sapere, però vabbè, comunque oggi che sto registrando è per l'appunto giovedì 4 luglio, oh mio Dio, il 4 luglio pensavo ancora di essere una persona felice e contenta. Andiamo a mangiare il resto della galletta intanto che aspettiamo di là. L'altra la mangio dopo perché è un peccato mangiarle tutte e due adesso. Occio! Ah, sei dura? No, si sono attaccate insieme. E come faccio? Posso non mica farci la bua per me. Buonissime. Aia. Al top. C'è anche da dire che questi qua sul sito costano l'ira di Dio, eh. Cioè, se proprio dovete mangiarvi un dolce, l'idea mia è su queste perché me le hanno mandate come regalo. Se no, secondo me non vale la pena. Qua cambia colore questo coso e io sclero male. Qual è il problema? Problemi. Tacchiamo qui i problemi. Vabbè. Ascoltatemi, mie belle donzelle.
Adesso mi metto un attimo qua, faccio la copertina sul divano e finisco di mangiare, dai, senza tediarvi con sto masticare che so che non, anche a me non è che fa impazzire quando vedo i video degli altri, per cui e basta, dai, bene, sopracciglia a posto, vado, ci sentiamo dopo. Eccomi, allora mi sono data ancora un po' di crema, vedete che bello che sullo specchio là si vedono le luci riflesse, sono molto contenta. Adesso finisco di guardare, infatti bevo, sono sempre la solita, finisco di guardare Privacy su Netflix, che è molto bello, un bel telefilm che dovrebbe insegnare a pensare bene prima di fare determinate foto, determinati video, anche se le fate col vostro partner, comunque vi consiglio di guardarlo. Per il resto adesso ho abbassato le luci e tutto quanto, mi vedo sul divano un'oretta, non vedo l'ora di avere l'occasione di provare questi domenica e faremo un bel make up. Questo è proprio un bello natalizio, eh. Questo gloss qua sono anche proprio curiosa, non vedo l'ora di provarli. E adesso vi racconto una cosa, adesso qua un mio collega mi ha detto, dopo rimango nella pausa, un collega barra amico, siamo andati a lavorare insieme, quindi c'è un buon un bel rapporto, no? E mi fa, dopo nella pausa resto lì con te e andiamo a chiacchierare in saletta, vabbè, perché io devo essere là ferma, vabbè, comunque, dettagli tecnici che voi magari non capirete, ma mi capisco io, provo. E siccome me l'ha detto un po' serio, a me è cominciata a venire l'ansia, perché ho detto, questo mi deve dire qualcosa, mi deve dare qualche brutta notizia che io magari non voglio, no? Perché anch'io cerco di essere onesta tanto con voi. In generale, proprio, io ho fatto un voto anni fa, non so quando l'ho fatto di preciso, perché non ho registrato il momento preciso in cui ho fatto. E poi perché io questi discorsi seri li faccio sempre da struccata, non lo so, vabbè, comunque li farò così. Dicevo, sì, io ho il carattere forte, non su tutto, ripeto, io ho deciso anni fa la persona che volevo essere, quindi anche quando io ho delle reazioni cerco di ponderarle a seconda della persona che io voglio essere. Ci penso, ma la Chiara, perché io ricordo a tutti, soprattutto quelli nuovi, che a me piace dire l'articolo davanti al nome anche se ha sbagliato, quindi dico sempre la Chiara che io voglio essere reagirebbe così? E questa è una cosa che mi chiedo sempre, e soprattutto quando magari tendo a sballinare. Però questo non vuol dire che perché io magari cerco di fare queste autoriflessioni o anche autoatteggiamenti vuol dire che io sia sempre capace, perché chiaramente non sono sempre in grado. Tipo ieri è successa una cosa, io sono impazzita, quindi diciamo che oltre al perciclo probabilmente che influisce è che io mi conosco molto bene anche dal lato fisico, che quando sono in preciclo non sempre riesco ad avere la mia lucidità mentale, un dato di fatto, e però a parte la scusa del ciclo, tipo ieri sono impazzita male e non, siccome molte, io ripeto, voglio essere sincera, siccome molti di voi mi scrivono che state male, che state passando un brutto periodo, mi dite, ma tu Chiara come fai a essere così forte? Io mi sembra quasi di imbrogliare se vi dico che in questo momento io mi sento forte. Io cerco sì di mostrarmi forte, ma forse lo sono e non me ne rendo conto, non lo so. Certo che in realtà in questo momento io mi sento piccola così, cioè mi sento grande come una formica in determinati momenti. Questo non vuol dire che io mi fermi o io mi abbatta o che metta fine
alle mie cose, alle mie passioni, eccetera, come per esempio mettermi qua a chiacchierare banalmente con voi, che sembra sempre un po' strano da dire, no, chiacchiero con voi, perché effettivamente io sono qua da sola, l'ho già detto una volta, credo, nel video, in un video. E però davvero io penso che siamo, l'idea che ci facciamo di noi, di chi vogliamo essere, quello forse davvero può essere il nostro motore per andare avanti. Cioè, Chiara chi vuole essere? Giovanna chi vuole essere? Oppure anche da darsi un secondo nome, tipo, boh, a me piace tanto il nome Cassandra, per dire, se dovessi cambiare il mio nome mi piacerebbe chiamarmi Cassandra, che io lo adoro, non piace a nessuno, ma a me fa impazzire il nome Cassandra. E se non fossi Chiara e fossi Cassandra, fossi la Cassandra che desidero, no? Come sarebbe questa Cassandra? Oh, io parlo sempre riferendomi a me stessa, comunque. Salute! Questo lo tengo. Salute! E quindi boh, io cerco di fare così, quindi forse qua trovo una forza che magari non mi rendo conto di avere, non lo so, però sappiate che non sono sempre fuori, cioè non sono una persona normale, sono come voi, per cui tutto quello che faccio io lo potete fare voi, anzi probabilmente tra di voi c'è gente che fa cose molto più grandi delle mie. Io che cosa faccio alla fine? Vado a lavorare, vado in palestra, faccio i video, mi prendo cura di me stessa, cerco di essere una persona integra, che è la cosa, penso, una delle cose più difficili da fare. Cerco di avere rispetto per me stessa, per gli altri, e di comportarmi come vorrei che gli altri si comportassero, senza però senza sperare che gli altri lo facciano a viceversa, perché noi siamo noi e gli altri sono gli altri. Il comportarsi come noi vorremmo che gli altri si comportassero, non lo fate per gli altri, lo fate per voi e per la vostra coerenza, ok? Detto ciò, mi riposo un po' e ci vediamo dopo. Comunque una cosa, senza la luce sparaflesciata del faretto che ho sopra la videocamera, volevo farvi vedere le sopracciglia, perché così almeno le vedete senza che io abbia una luce sparata in faccia, però vedo che poverina la videocamera qua fa un po' fatica con la luce così bassa. Oh. Fa fatica. Oh, sta sclerando male, poverina. Dai. Lasciamo stare la videocamera che impazzisce. Ci vediamo dopo. Oddio, ho dormito. Boh, mi sono svegliata alle 4:30. Adesso sono le 4:10 ormai. Mi sto facendo qua il caffè. Ehi! Sperano che mi sentite bestemmiare in aramaico, quindi mi sono alzata. Sta registrando? Sì. Sto facendo, ho mangiato una galletta al cacao. Adesso, siccome poi vado a lavorare alle 6 e ritorno all'1, chiaramente poi non ceno, quindi sto, anche se ho pranzato prima, mangerò adesso Canon, mi raccomando, è perché non sei più in garanzia. O meglio, sì, però sapete che sbattimento. Quindi adesso mi metto qua così, vediamo se riesco a bere il caffè con voi. Sono messa l'altro mezzo yogurt che non ho mangiato in... Vediamo, resta qua. Ok. Che difficile vloggare. C'è anche un certificante. Oh, cioè, un attimo. Ah. Quindi. Ho acceso qua anche un attimo il clima, perché ero rimasta qua col clima spento. Si stava anche benino col ventilatore. Adesso qua comincia a scaldare parecchio ed era un caldo atroce. Troppo lontano. Vieni qua vicino a me. Vabbè, impazzire, lezione 1. Adesso devo guardare qua un po' chi di
No, non ci sta. Guarda che vale il mio nuovo sfondo. Tenere a mente i desideri. Adesso mi alzo tra poco, mi prendo qualche minuto di relax, da sveglia intendo, e dopo mi trucco, ma comunque mi dovrò truccare poco. Non mi piace niente questa inquadratura così, proprio dritta. Vabbè, comunque vediamo. Fatica. Ho messo un po' di crema ancora così. Oh, dai, già meglio. Tocca bere il caffè caldo con il caldo. Dopo non berrò più perché stasera sono sulla linea, per cui non ho bagni. Vabbè, che al massimo mi fermerò in stazione con la ferrovia, comunque vabbè. Quindi l'ultima roba che berrò sarà questa. E vediamo se ce la facciamo. No, perché anche là, adesso magari, perché usandola poco, no, se aveva qualche bug lo notavo meno, ma usandola tanto, mo questa. Così, allora rispondiamo alla Sabina, togliamo il non disturbare, quindi lasciamo che la gente ci possa disturbare. Comunque sì, stavo guardando privacy. Comunque io l'altra volta ho messo in lavatrice tutto il cuscino, di Primark. Chi si ricorda quando ho preso questo? Vabbè. Penso alla giornata che ho fatto alla Digeo, sto contenta. Comunque oggi sarà l'ultimo vlog nel quale voglio avere qualche lamento, dopo basta, non voglio, sia per me sia per voi, perché è inutile che cerco di lanciarvi un messaggio positivo, no, e però ho un linguaggio negativo, anche se ridendo, sì, magari ogni tanto, ok, però mi sono accorta anche nel vlog che devo appunto pubblicare stasera che sono negativa, io non voglio, per quanto possa essere giustificata dal momento, però no, per quanto so che si possa creare dell'empatia, perché tutti abbiamo passato cose del genere più o meno gravi, no, non voglio. Cercherò sempre di farvi i miei discorsi filosofici, però anche ironizzando voglio ironizzare meno sulla vita di merda di qua e di là, non mi piace, non mi piaccio, però chiaramente se non mi riguardo non mi rendo conto, perché magari io nel momento che lo dico non mi accorgo, no? Poi riguardandomi non è facile a volte riguardarsi, non è mica facile riguardarsi, ti fa pensare, ti guardi e dici ma io non voglio fare così, per ritornare al discorso, no, di prima, di capire chi si vuole essere, io in quella che è la ricerca della mia integrità e del mio benessere non voglio poter apparire così, sì, magari a spezzoni sì, però per esempio voi, o meglio, perché io magari lo faccio in qualche parentesi della giornata, però raggruppando qui tante parentesi di giornata e di giornate diverse, poi raggruppate insieme sembra un continuo, mentre io magari le spalmo, sono cose che dico nell'arco di giornate, nell'arco di 24 ore, e qui li vedete tutte racchiuse, no? E quindi sembra sempre un continuo e non mi piace. Non mi piace. Non...
Beh, alla fine oggi c'è l'ultima volta che mangio, sono le 4:30, perché ora io mangerò quando è che mi devono venire? Sì, mangerò tra 5 minuti, 10, tra 5 giorni, quindi poi comincio a lavorare le domeniche, mamma mia, mi viene già male, non voglio. Prossime domeniche terribili. Vabbè, vabbè. Ascoltate, sono ancora troppo addormentata per parlare. Sono ancora troppo addormentata. Ci vediamo tra poco quando mi vado di là a truccare e finisco di mangiucchiare, bere il caffè. Mi sveglio. Sono bella abbronzata. Ieri sera gli ho nuotato con le gocce di Conister e si vede. Quelle corpo dovrebbero essere arrivate, non so se stasera voglio andarle a prendere al locker perché insomma sono là e vorrei andarle a prendere solo per provarle, però perché ormai le prendo domani mattina quando torno dalla palestra e poi le provo. Secondo me le gocce potrebbero essere meglio, e secondo me vanno bene anche sul viso le gocce corpo, proverò. Se vanno bene è la svolta perché ci sono tanto, c'è tanto prodotto. Poi a me non è che mi interessa essere nera, mi basta avere quel po' di colore. Mi piace. Comunque le gocce Conister posso dirvi che per me sono un grosso sì. Anzi, se le avete provate, vorrei provare anche quelle di Diego Dalla Palma. Che c'è Ambra che mi dice che sono molto buone. Comunque, vabbè, adesso appena mi alzo vado di là a fare un po' di capitoli sul vlog di stasera e se non riesco li farò domani. L'importante è aver fatto la copertina. La copertina dell'ultimo vlog di cui vi sto parlando, che è quello appunto di giovedì 4, che è oggi, è questa qui. Tra l'altro avevo fatto Canva a pagamento, questo se lo metto qua dietro, non è più bellino. Sì. Cade. No. Canva io l'avevo fatto a pagamento, c'è anche la volpe qua. Poverina. Canva l'avevo fatto a pagamento. Dopo però mi scocciava perché costa 10 euro al mese, che serve per fare le copertine, le intro video fighe. O pezzi di video fighi e chiaramente quelli più belli sono a pagamento, però ho detto no, Chiara voglio risparmiare anche perché queste qua costano una fucilata e quindi così, anche se un po' sì, dai, mi devo dire che un po' mi dispiace perché sì, era molto bellino Canva, eh. Guardate che bella foto che ho trovato su Pinterest. Io perderei le ore a stare su Pinterest comunque, tipo foto così, queste qua così con le rose. Io divento matta per queste cagate qua. Mi piace proprio. Già. Vabbè, dai, ci vediamo tra poco che torno. Ci baci. Ok, ho acceso la lucina dietro così è più carina. Un attimo. Si schiatta di caldo, oh, si schiatta di caldo. Perché sono così buia? Solo Dio lo sa. Vabbè. Vabbè, dai, make up e non make up, perché qua abbiamo il tatuaggio appena fatto. Dobbiamo ancora provare questa. La proveremo più avanti. Dov'è la mia palettina di Natasha Denona? Qua, quindi ora io vado a fare la mia base viso, metto la solita BB cream di Garnier, questa è la base estiva viso che ormai conosce anche il muso d'estrasalo, come si dice dalle mie parti, che
Che ora è? Mi devo un attimo, non dico sbrigare, ma quasi. Perché qua, tra vlog di qua, parla di là, passa il tempo, controlla se si sono caricate le cose. Oh. Comunque, vabbè. Tra l'altro mi hanno, sì, ve l'ho già detto prima, mi hanno già avvisato che dovrò stare in guida su una linea che non è tanto tranquilla di notte. Comunque vabbè, la Chiara è forte. La Chiara è forte, non ha paura di niente. Quindi sì, è anche meglio che non mi posso truccare più di tanto, perché così, ok. L'importante è comunque non andare sopra al tattoo con cose varie. Però io qua sulla palpebra un pelo di correttore lo metto, cercando di stare chiaramente lontana dal sopracciglio, però un pelo vicino ci andiamo, perché comunque qui tutto rosso così non è che ci piace molto, Vai così là. Ecco, avrei anche paura di farmi l'eyeliner, perché se non posso truccarmi neanche l'occhio così, devo andare proprio via struccata, e non so mica se avrei coraggio. Oddio, no, oddio, non è che non ho coraggio, però so che mi darebbe noia. Mi si vede a me, sì? Vabbè, in teoria sì. Mio Dio, che caldo. Ho una pelle super secca, questo preciclo maledetto. Anche la Betty me l'ha detto oggi, mi fa, ma oggi la pelle è secca. Ah sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente sì. Mettiamo la matita qua. Ah, ne ho presa una diversa, non so cos'è questa, vediamo. Lip Pencil Madina Milano. Non so da dove venga fuori, però vabbè. Almeno le labbra me le faccio carine. Ripeto sempre che senza contorno labbra le Bini Link tengono meglio, però tipo adesso mi andava di farlo perché mi piace che abbiano un po' di tridimensionalità. Proprio belle sue sopracciglia, peccato che poi sbiadiscono, come è normale che sia. Poi per una come me che non c'ha i peli, o meglio, io ho anche i peli, forse l'ho già detto prima, non mi ricordo, che con quel riflesso biondi, che adesso li ho tolti infatti perché ho detto non posso mica andare via così, col fatto che sono biondi mi ingrigivano ancora più il tatuaggio, quindi ho detto no, aspetta, togliamoli, vaffanbrodo, mi dimentico sempre questo dettaglio. Basta! Ok. Ok, va bene. Bene, qua abbiamo sfumato così, qua continuo a sfumare qui sotto, stando sempre chiaramente, non andando mai sopra il tattoo, però cerchiamo di arrivare al limite, perché comunque qua il rossore non è simpatico da vedere. Mi metto come rossetto sempre lui, perché voglio stare nella mia zona comfort. In questi giorni non ho voglia di variare.
così. Fammi vedere. Allora, scusate ma io mi perdo sempre con i messaggi, sono sempre quella reperibile, io H24. Allora, vado a prendere Scarlet Sunset, dai che ormai lo sapete, il solito DC Glam. Mi faccio un bel po', aiuto, vabbè, ho esagerato, vabbè, ma adesso noi lo sistemiamo così almeno la base viene bella intensa. Se beh, voi almeno vedete i potacci veri e propri che si possono fare. Ok, dai, comunque pazienza, non importa, di solito non si fa proprio così, ma chi se ne frega, adesso io vado qua con un po' di correttore, dai, pazienza. Oh signore, quando si ha fretta si fanno sempre le cagate. Quindi vabbè, prendo il pennello col quale ho messo la BB cream e vado qua. Beh dai, al massimo sembra che mi sono scottata, no? Il naso. A parte che ho visto di quelle influencer fare di quelle robe qui che ho detto, oh mio Dio, ma siete serie? Che cacchio è? Quindi possono loro, posso anch'io. No, adesso qua si attenua un po'. In realtà questo comunque è il metodo migliore per far durare una base, eh? Fare questi strati così me la fa durare a nastro. Questo pennello di Nabla comunque è la vita, me l'ero dimenticato. E davvero questo qua per il fondotinta è eccezionale. Guardate, non fa un segno che sia uno. Non fa davvero un segno che sia uno. Fantastico. Bello bello. Bello bello che ci piace. Ok, devo essere un attimo più sbrigativa perché qua so è magna e ora, come si dice dalle mie parti. Prendo la parte bianca qua e la prendo con un piumino perché non voglio che mi svolazzi troppo sopra la parte. Peccato che va via un po' di questo effetto bello lucidino. Ma ora andiamo anche con l'illuminante. E vado con il piumino a mettere la cipria perché non voglio che la cipria mi svolazzi sopra le sopracciglia. In questo modo riesco a essere più, vedete anche qua, adesso lo vado con un pennello lì, riesco ad essere più precisa. Sto pezzando comunque, sto giuro pezzando. Ok, che caldo. Ok, ok, e via. Non vedo anche l'ora di tornare a fare sabato mattina qua un po' di filler, devo dire. Vabbè, truccate sono sempre belle, però struccate più che altro qua proprio, vi ho detto, questa parte qua riempire un pochino. Adesso magari io so che dalla videocamera forse non riuscite a capire il senso di quello che dico, però fidatevi che c'è bisogno. Allora, prendo come illuminante uno di questi perché tanto che non li utilizzo, secondo me mi mancano, i Divinizer di Nabla. Sempre molto bello questo, perché dato che comunque non posso toccare le sopracciglia, gli occhi come dico io, cerco di avere comunque una base bella. Anche se in realtà per andare a fare la linea che devo fare, meno mi trucco meglio è, perché è una linea un po' così. Comunque, visto che ci sono, vado a prendere questo qua, lo shimmerino della Natasha Denona, che volevo provare ancora ieri e che non ho provato, però lo prendo con un pennellino o no? Sto riflettendo se non mettere niente, ma forse è meglio che per oggi non metto niente. Forse, sì dai, per oggi non metto niente, fisso solo con
vediamo, c'è un ombretto chiaro qua. Fisso solo con della cipria, va là. Perché così magari non ci va sopra il prodotto. Sì, dai, meglio. Fisso solo qua. Il correttore, perché comunque lo shimmer un po' tende a spostarsi. Vabbè, dai, fissiamo solo con la cipria per stasera. Ci metto chiaramente l'eyeliner adesso, perché guai. Guai a chi mi tocca l'eyeliner. Sì, dai, posso andare via così. Guai a chi mi tocca l'eyeliner, vediamo se riesco a farlo vedere, se no portate pazienza. Come sempre. Marco. Ennio mi ha detto di arrivare là per le 6, che al massimo mi porta fuori lui, e io mi sto ancora truccando in realtà, per quel poco che posso truccarmi col tatuaggio. E tu cosa fai? Resti in stazione o vai a casa? Mi ha detto di andare su, tocche al massimo mi porta fuori lui, te lì o vai a casa. Ok, fatto. Un po' dramma. Oh mio Dio, sono qua in silenzio, dovete portare pazienza. Come sempre quando si mette l'eyeliner ci vuole silenzio e chiusura mentale, concentrazione, perché sennò si fa merdate. Mi sta venendo ansia. Respirare quando viene ansia. Io qua non capisco la gente. Che cosa devo fare?
Voi mi capite? Quando faccio così c'è qualcosa che non va. Chiara, colei che aveva un vlog motivazionale, sì, faceva vlog motivazionali, a un certo punto si è ritrovata a non dare più la motivazione di niente. Aiuto. Cosa gao questo? E mi metto il mascara con cui mi sto agitando. Guarda, vorrei raccontarvi, però mi rendo conto che non è il caso a volte, perché mi pare di essere la Grande Fratello. No, veramente, aiuto. Ok, qua vado un attimo a fissare questo nero, anche qua lo fisso con dell'ombretto nero. Speriamo che tenga. Speriamo che tenga. E cosa posso fare qua sotto? Mettere un po' di scuro, un po' di marrone. Sfumare qua così, eh. Vado, mi vesto e vado, devo anche buttare le scuole. Ci vediamo stasera per la buonanotte, se mi ricordo, se no ci vediamo domani mattina. Eccomi. Vi faccio vedere l'ora, prima che non mi crediate. Dov'è il mio telefono? È stato un pomeriggio orribile, perché io ce la metto anche tutta, ma cioè, c'è un'altra dimensione che cerca di farmi impazzire. Comunque, beh, è mezzanotte e 40, che non pensiate che vi conto balle, e anche lì c'è l'orologio. Niente, volevo farvi vedere due cose, adesso mi lavo la faccia, vado a letto perché chiaramente è tardi, però sono andata anche a ritirare un paio di pacchi Amazon. Allora, volevo prendere, sto parlando piano chiaramente per l'ora, ho preso un aiuto portapillole, il fatto che già ce l'ho aperto, la confezione è così e dentro ci sono tutti gli steppini, vanno infilati qua così e sì, e poi avete il giorno, vedete, vanno tutti infilati così e via, e sembra carino. Così magari tolgo un po' di integratori da qua davanti, che a me non è che facciano impazzire da vedere. Così. Non so quanta roba ci stia dentro, però era un po' che volevo un portapillole
carino, sembra anche chiuso bene, poi questo è anche comodo da portarsi via eventualmente. E poi, che io proverò sul viso, questo qua, che è quello, sono le gocce magiche corpo, però perché di quantità ce n'è molta di più, chiaramente, no? Costa 20 euro e quindi io proverò sul viso. E anzi, adesso chiaramente stando attenta a non andare sulle sopracciglia, però io sul resto del viso mo provo a metterlo. Comunque io oggi ho fatto una promessa, ho detto che non volevo più essere così, ma io sono davvero, voi non avete idea, io sono davvero messa a dura prova. Non entro nei dettagli, non entrerò mai nei dettagli di ciò, ma voi sappiate che se pensate che io stia facendo sforzo 1, io sto facendo sforzo 3000. E così. Ok? Quindi, siccome voglio concludere questa giornata in tutte le sue sfaccettature, chiudo anche questo vlog. Non so quanto lungo sarà, non so come sarà. Voglio chiudere questa giornata in tutte le sue sfaccettature anche nel video. Non voglio rivederlo poi in altre giornate. Quindi, insomma, oggi sarà il vlog dedicato alle sopracciglia. Quasi quasi lo pubblico direttamente domenica, che non vedo l'ora di levarmi questa giornata dalle scatole. E no, domenica no. Vabbè. Non so, ci pensiamo, non so. Mercoledì lo pubblico. Lo pubblico mercoledì. Senza gli di ultimi. Io faccio il mio meglio, giuro. Lo dico in tutti i video da un po', perché comunque non essendomi mai fermata e avendo continuato da subito a fare video, magari vi sembro ripetitiva, siete pazienti, giuro, siate pazienti, perché se vi raccontassi un po' delle mie giornate capireste di più. Chiaramente non, già racconto tanto, non posso dire proprio tutto. Comunque, ok, vado a letto, vi auguro una buonanotte, vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video, vi invito a mettere un mi piace, a commentare e ad essere pazienti con me, per favore, almeno voi siete pazienti con me. E trucco ha tenuto nonostante, vabbè, lasciamo stare oggi che ho pianto con la mascherina, ce la faremo insieme. Sarà la nostra vittoria insieme questa. Comunque, ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao ciao.